Benvenuti, oggi vi spieghiamo come è installata una mini gru su un, in questo caso, Renault Master e quali sono state le accortezze che abbiamo preso per riuscire a fare questo allestimento. Benvenuti alla Soltec. Allora, come potete vedere, questa mini gru è una mini gru elettroidraulica, pertanto essa avrà una centralina all'interno elettroidraulica e un distributore che permetteranno l'azionamento. Avrete bisogno semplicemente di ancorarla o attaccare questi cavi alla batteria del veicolo e voilà, il gioco è fatto, siamo pronti già ad utilizzare la mini gru. Possiamo vedere la potenza stessa della mini gru che riesce a sollevare 200 kg a 2,50 m dal veicolo, quindi siamo molto distanti. È molto utile per manipolare carichi, pallet che sono abbastanza leggeri. Il grande vantaggio di questa mini gru sono proprio la capacità della Soltec Shop di avere 200 kg soltanto, come ho appena detto. Che cosa fa sì questo? Che non siamo obbligati a fare giustamente l'immatricolazione all'INAIL, pertanto siamo liberi di utilizzarla senza alcuna diciamo, dichiarazione INAIL. Il secondo vantaggio molto importante è che adesso noi siamo fermi e non ci stiamo circolando, diciamo, su strada, e abbiamo in pratica una piastra di ancoraggio rapido. Che cosa permette di fare la piastra di ancoraggio rapido? Praticamente possiamo aprire da questa piastra, tirando verso di noi, per poter staccare la mini gru dal veicolo. In questo caso, la mini gru, essendo rimovibile, possiamo trasportarla a distesa, come un carico qualsiasi, senza aver bisogno quindi di eseguire il collaudo, qualora noi non ci viaggiamo su strada. Pertanto su strada va staccata, distesa sul cassone, come se trasportassimo un qualsiasi mezzo, e invece quando la vogliamo utilizzare in cantiere o dove ci troviamo, possiamo montarla e installarla. Rimettiamola sicura e mostriamo queste informazioni. Ricordiamoci sempre che questa mini gru ha delle caratteristiche molto particolari. Qui possiamo vedere per esempio la pressione, insomma, che viene a svilupparsi all'interno della mini gru, e generalmente non superiamo mai gli 80 bar. Questa mini gru è dotata di un piede stabilizzatore che praticamente può essere estratto e rovesciato qualora abbiamo bisogno in pratica di sollevare carichi molto pesanti. In questo modo non siamo obbligati, insomma, a far pendere troppo il camion quando facciamo queste operazioni. In questo caso noi non lo giriamo, lo lasciamo carico così. Perfetto. Ed infine la grande cosa è che è totalmente rimovibile, sempre anche dall'impianto elettrico e anche da questa centralina attraverso questo registro. La domanda che ci poniamo è: come riusciamo ad installarci da soli a casa questa mini gru? È molto semplice. In questo caso abbiamo forato, insomma, il cassone e corrisposto, attraverso le traverse sotto del cassone che adesso andiamo a vedere dal basso, praticamente un rinforzo che connetteva sulle due traverse in modo tale da non piegare la lamiera, soprattutto per cassoni molto standard. Facendo così facendo, come possiamo vedere dal basso, abbiamo questi due rinforzi, 1 e 2, e questi bulloni che sono quelli della mini gru che vedete dall'alto, che rimandano sulle traverse classiche del cassone. In questo caso è ribaltabile, quindi siamo obbligati a mettere un perno che blocchi praticamente il ribaltabile per evitare che si sollevi da solo quando solleviamo carichi molto pesanti. Il perno è fatto così e potete usarlo senza alcun problema. Attenzione a rimuovere il perno giustamente quando invece state facendo l'operazione di ribaltamento del cassone. Grazie a tutti, arrivederci dalla Soltec.